Ciao giovanissimi, bentornati sul canale di Enzo. Blaistenzo. Giovani, mancano solamente 7 partite alla fine del campionato. Solamente 7. Allora, oggi andremo ad affrontare Empoli, Regina e Chievo Verona. Vi ricordo che siamo ufficialmente in zona playoff. Siamo settimi. Quindi ragazzi, ora l'importante è non fare cazzate. Ora l'importante è non sbagliare. Che dite ragazzi, ce l'andiamo a fare subito queste 3 partite? Ma sì, dai, andiamo, non perdiamo tempo. Non perdiamo tempo, che il tempo è denaro. Facciamo giocare a Di Masi, dai. Posto di Salvi. Gli altri più o meno stanno tutti in forma. Andiamo così, dai. Vai, andiamo subito. Poi stavo dicendo, mancano 7 partite. Quindi, non so, faremo magari sta puntata 3 partite e la prossima direttamente 4. Così chiudiamo il discorso campionato nei prossimi 2 episodi. E poi ci andremo a fare i playoff. Sembra che se ci siamo nei playoff. Non per qualcosa ragazzi, ma non voglio mai dare le cose per scontato, diciamo. Facciamolo finish, campione. E poi so pensi. Tanto è iniziata la sfida con l'Empoli. Vediamo quest'Empoli se ci può impensierire oggi. Niente, stavo dicendo, nello scorso episodio 2 pareggi e una vittoria. Insomma, non è stato proprio un Foggia mitico. Però, nonostante tutto, siamo riusciti a entrare nella zona playoff. Poi comunque sia, diciamo, la zona playoff è abbastanza raggiungibile. Vedo un Pacalamato, subito gol dell'Empoli. E no, Valiu. La Mantia ha segnato. Valiu. Attenzione. Cazzo, ci hanno bucato subito. Sti chite stravi. No, mo ci ammassatini. Ne stavo dicendo, la zona playoff comunque si potrà raggiungere. Che 8° posto, insomma, voglio dire. Non è che... Attenzione ancora l'Empoli fuori gioco. Ma non... Ma vedete se un fan finish di 10 sto fatto. Il fatto della zona playoff, che insomma non è difficile da raggiungere, dai. Per una squadra in forma, una squadra abbastanza forte. Attenzione Maldini, buca la porta. Maldini buca la porta subito 1-1. Vai, questa è una bella sfida. Valiu. Mamma mia Maldini, ha fatto un bel bravo Guidetti, ma la buca da porta. Bravo Maldo. Va fangul Empoli. Meno male che l'abbiamo pareggiata subito, eh. Occhio a sta punizione. Ottimo. Mannaccia, fammi sta cheat, può piacere, fammi sta cheat. 2-1 per l'Empoli, subito qua stanno a scendere i gol come i pacci. No, ma vangula, mamma, va Empoli. Peccato. La prima volta che non mi abbusco il gol su punizione, niente, è traslo lo stesso. Testa bassa e pedalare, ragazzi. Attenzione, va addirittura in attacco per Guidetti. Vede Febas. Febas la mette dentro. La mette dentro Febas, ragazzi. 2-2 al 36° minuto. Non so se mi spiego. Mamma mia. Di nuovo Guidetti. Di nuovo assist di Guidetti. Mamma mia. Comunque sto modulo qua, alla fine stanno facendo il contrario. Sta facendo Guidetti da assist man per i trequartisti. Ma Empoli avanti a far stupidare me. Mo c'è cagato un midollo già. Dai, andiamo a vincerla, dai. Va subito, Foggia, va. Arbitro, frischia. Madonna, Dani Rodriguez. Fallo nato pallonetto. Dani Rodriguez. Vi è piaciuto pallonetto, La scorsa puntata. Pallonetto di Dani Rodriguez. Attenzione a Guidetti. La tocca il difensore, credo. No, ma va, fambac. Dai, ultimo attacco. Ma fammi fare l'ultimo attacco. Che chite vive da merda. Vabbè, finisce così il primo tempo. Un primo tempo scoppiettante. Mamma mia, 2 tiri, 2 gol il Foggia. Vai Guidetti, vai. Guidetti per Maldini, attenzione. Di Masi poi sbaglia tutto. Oh, la vita pigliasta, va. Bravo Ledizza. Ragazzi, 60°, quindi vediamo che ama fa, dai. Madonna, Di Masi, non si ci azzeccano un passaggio. Attenzione a questi. Attenzione. Meno male che c'ha il piede a banana, sto bastardo. No, chiudetelo. Mamma mia, Letizia ci mette una pezzella. Ottimo, mamma mia, che rischio, mamma mia.
E Di Masi, no, Di Masi ha da sci, perché veramente se ci sbagliano tutti i passati. Acquistato, eh? Mamma mia, ragazzi, che rischi che ci stiamo prendendo. Niente, guarda, siamo fortunati che non stiamo perdendo, eh. Secondo tempo stiamo facendo schifo. Mamma mia, cerca qualcuno, lunga. Ma Meng proprio stava entrando grazie a una deviazione. Bravo Maldini però, eh. Per pochissimo, vai col calcio d'angolo, vai. Allora, aspetta che è avanzato Maldini qua. Madò, che ha tolto quel merda. Aspetta un attimo. Di Masi. Cavazzi sulla fascia, che cazzo vuoi fare? Finisce così 2-2, pareggio, mannaccia miseria. Però va bene, dai, non fa niente. Diamo subito uno sguardo alla classifica, vediamo se siamo scesi. Speriamo che non ci hanno scavalcato. E infatti qualcuno ci scavalca, però siamo sempre lì, dai. Non ci dobbiamo allontanare, quello è l'importante, non ci dobbiamo allontanare. Ok, allora andiamoci a fare subito la partita con la regina. Allora, vediamo un po', io metto Floccari oggi. Mettiamo Germini oggi. Non lo so perché, così mi è venuto un dei cervelli. Sì, queste due modifiche. Vai. Oh, sotto la pioggia oggi. Però siamo in casa, Alpino Zaccheria. Ah, ma vengi questo. Ragazzi, vai. Arbitro, Frischia, vai. E Floccari il calabrese oggi, diciamo che è un po' un derby per lui. La regina è l'ennesima squadra che contro il Foggia parte con la tattica difensiva a manetta. Ci ha provato, sale. Fallo, arbitro, è fallo quello là, eh. Ma non voglio fare quel che protesti. Attenzione, Febas, vede Floccari. Floccari. Attenzione a Salvi. Attenzione che non è finita. Qua Salvi. Mamma mia, che batosto. Oh, Calombo vede Dani. E qua Floccari. Niente da fare, tutto chiuso. Che è successo, Maldi? È bloccato. Acerni. Lì da Nanz, Stipid Lord. Madò. Vado poco su Busca. Vado, c'è Buscamo col da regina. C'è una scritta a vergogna. Solo vergogna. Dani Rodriguez oggi gioca lui. Gioca da solo. Mannaccia, però fai cross bu. Le fanno un cross bu, non mi piacerò, sì. Che non vai cimanindo. Attenzione, Calombo, l'assist man. Per Floccari. Madò, Febas, Mavid, Lavid. Bravo Germinio. Bravo. E finisce il primo tempo 0-0. Vai col secondo tempo. Arbitro Frischia. Ragazzi, è entrato Menez, eh. Non volesse dice. Non vorrei creare allarmismi, però è entrato Menez. Calombo galoppa sulla fascia da solo. Da solo, attenzione. Attenzione, palla per Floccari. Traversa di Floccari. Peccato, mamma mia, Lelluccio si dispera, giustamente. Regina che è uscita dalla tattica difensiva, sta su equilibrato adesso, però non sta attaccando per niente. Attenzione a no, Dani Rodriguez, tu ne terrà, per piacere. Ma hai fatto quel gol a pallonetto. Però ha peccato poi perché c'era Floccari in mezzo solissimo. Intanto entra Di Masi per Maldini. Di Masi che non mi è piaciuto nell'ultima partita. Sbagliato tutti i passaggi. Mo vediamo se... Ah! L'ho spezzato, è vero? Soccorso a bordo campo. Madonna, che c'ha chiamato? Una curtolluta, c'ha chiamato. Punizione, vuoi? Ah, poi mi ho perso. Voglio, mi ho perso. Mado dal limite. Bell'uomo, vai, bell'uomo. Provaci. Che cos'è? Meno male. Meno male il cazzo, però. Cioè, ma sta sempre attinto qua. È entrato Martins pure. Che schifo, Martins. Fa subito. Aspetta. Non lo so come andrà. Non lo so, non mi far fare cazzate. Ma ho tirato perché ho visto Floccari marcato. Peccato, mamma mia. Però era buono il tiro, eh. Scappata. Ha fuciluta un minuto. Va, Cragoli in mezzo. Di Masi, per poco non segna lui. Mamma mia.
Mi dà Germinio. Prendila, Martins. Non la scansare, prendila. Proviamoci, vai, Martins. Martins di nuovo per Floccari. No, sul portiere proprio. E niente, pure questa mi sa che finisce così. Salvi per Dani Rodriguez, vai. Saltalo. Che cazzo, Dani Rodriguez. Su spagnolo da merda, madonna mia. Ma vaffanculo, va. Attenzione. Io lo sapevo. 0-0, va, ciao. Ragazzi, un altro pareggio di merda. Che ma fa? Potremmo fare niente. Diamo la classifica e siamo usciti. Ragazzi, sta una guerra per sti playoff che è incredibile. Al momento siamo fuori. Andiamoci a fare l'ultima. Ok, ragazzi, ultimo incontro della giornata contro il Chievo, che sta a 5 punti sotto di noi. Allora, Guidetti sta bello in forma, quindi gioca. Maldini un po' fuori forma, vediamo un po'. Mettiamo Kragl e facciamo giocare Di Masi, che sta in formissima. Steci come patch. Va benissimo così, parecchi giocatori in forma oggi, eh. Chissà, la vincemo questa. Che dite voi, la vinciamo questa? Hai un quento, però madò che sentimento. Ah 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 ah. Ci vuole una canzone ogni episodio, ci sta. Ok, eccoci qua contro il Chievo. Siamo in casa loro. Trasferta difficile per il fuoco. Intanto fallo su Kragl subito. Attenzione. Mamma mia, che si matti. Appero, punizione per il Foggia. Vai Kragl, provaci. Forse è troppo forte. Ma do per poco. Dai, non era male. Non era malissimo. Ah, ragazzi, comunque non ci credo che... attenzione. Non ci credo che... No, mannaggia. Mannaggia miseria lord. Mannaggia. Ma busco tu collo. Ne vado che palla. Madonna mi. Stavo dicendo, non ci credo che stanno per arrivare ai playoff. Ma io ogni volta che parlo che dico una cosa bella, ma c'ha busco un gol. Ma chi sta a cena, chi parla a più? Ma io non lo so che cazzo parla a fa. Che non mi sto che c'è. Mannaggia mi se. Vedete Guidetti. Salvi! Traversa dalla madosca lord. E ha stato purk de Kragl, vi. Ragazzi, comunque sta reagendo il Foggia, eh. Ne ho sfiorato un paio di volte il gol. Va, oggi è un mezzo killer comunque. Nishin go ferm. Ma vai a cagare, a fanculo. Mannaccia la madosca. 2-0, raga, ma si... Non lo so, ma siamo pacci. Siamo stupidi, siamo ammaluti. E ragazzi, è ancora il primo tempo, quindi... Guarda, se riusciamo a fare un gol prima della fine del primo tempo, già è una cosa. Catta Kragl, ma che cazzo, Kragl, siccome è un pangone, sì. Ma io non lo riscatto a Kragl, assolutamente. Cioè, se non fosse per Bano, so, staremmo pure 3-4-0 per il Chievo. Vai col secondo tempo, arbitro, frischia. Se non ricordo male, pure all'andata, scattare in un gruppo, eh. Comunque, Lelluccio si è deciso a mettere offensivo. La ricentro avanzato per il Foggia, vediamo se porterà frutti. Attenzione a Kragl. Gol di Kragl, primo gol in maglia rossonera. Bravo zio, bravo. Bravo Kragl. Rivediamolo, mamma mia che azione però, eh. E Guidetti un altro assist. Non so quanti assist abbia fatto Guidetti, ma insomma parecchi. Pare nelle ultime partite ha fatto un bel po' di assist. Mamma Kragl, mamma mia, ci prova. Prova la doppietta. Entra Maldini intanto. Va, voglio, da, non molliamo, Di Masi, mamma mia, ci stiamo a buscare un altro gol. Bravo Martins, vede Maldini, tira, non va. Madonna, Kragl, mannaggia miseria lord. Che palla gol che abbiamo perso. Che cosa abbiamo sciupato, ragazzi, Madonna mia, no, Schwenen. Vai, l'ha presa Salvi. Avanti. Per Guidetti. Kragl. No. È finita, abbiamo perso. Ah, che peccato, ragazzi. E qua ci giochiamo tutto. Se leva la maglietta, tu stupido. Vatti da qua, da CDS. Che peccato, che occasione persa. Andiamo a vedere la classifica anche. Se Napoli sta a vedere, mannaggia.
Ragazzi, ci siamo leggermente allontanati dall'ottavo posto, però insomma, stiamo là. Però peccato, mancano 4 partite, ragazzi. Si decide tutto adesso. Si decide tutto nell'ultimo episodio della stagione. Farò 4 partite nel prossimo episodio e decideremo tutto lì, vedremo tutto lì. Sto in tensione per il prossimo episodio. Allora, ci è arrivata un'offerta... Addirittura un'offerta per Lelluccio, Chievo. Che ci prendete per il culo? Ci battono e ci mandano l'offerta per allenare il Chievo, ma vatti. Vabbè ragazzi, fermiamoci qua per il momento. Ci vediamo nel prossimo episodio e mi raccomando ragazzi, prossimo episodio è importantissimo. Chiuderemo la stagione, quindi non mancate e soprattutto forza Foggia, forza Lelluccio. E ragazzi, speriamo bene. Dai, mi raccomando, tutti uniti per l'ultimo episodio della stagione. Ciao ragazzi, un bacio. Al prossimo episodio.